Tridimensionali proprio perché? Guardi. Beh, dopo un felino è chiaro che ha proprio Con nonchalance. l'agilità felina. Ma sa che cosa? Cioè, io mi chiedo due cose. Uno, È un cagit. perché non urta nulla? Perché non gli va. Non mi ha convinto. Ma poi, come cazzarola la fa senza guardare dietro? Vabbè, scusi, lei non riesce a non urtare una roba Ma che... io non c'ho quattro zampe, Doc, ce n'ho due. Ho capito, vabbè, Sono volevo... alla stessa altezza di dove Ah, ma vado. perché la coda, in verità, la loro coda è mega, mega sensibile a delle strane... Cioè, riescono a capire un sacco di cose con la coda. Vabbè, comunque lo trovo particolarmente. Strano, Vabbè. perché lei non è un grande amante degli animali. Cosa c'entro? Posso apprezzare la natura. Non sono No, amante degli sì, animali vabbè. da avere perché non sono possessivo. Non penso che mi appartengono. Ma, beh... Li mangio Sì, tutto al ma più. in realtà neanche io, perché non ho animali, quindi... Non ho capito la differenza tra round 2 e Ce ne erano di più, round c'erano più pennarelli. 1. Ah, ok. Mi faccio indovinare, ce n'erano di più. Eh sì. Però le posso dire una cosa, il gatto ha sgamato che deve andare sul lato, mettetene di più sul lato. Vabbè, ma il gatto andrà dall'altro lato e deve, cioè, nel senso è tutta una questione di... Vediamo. Chimica, chimica, Chimica! chi. Vado. E qui le cose potrebbero cambiare, ma... Però io sono molto più tipo da cane, dai. No, allora, che Sì. non avevo dubbi. Sì. Guarda che faccia da proprio pistolone Ma quale pisto? che ho. Guarda che faccia da proprio pistolone. Vediamo come si comporta. Piacciono i cani, sì. Non sono tipo che vedo un cane e fa... Anche se l'ho appena fatto, effettivamente. Però mi piacciono i cani come animali domestici. Ecco, lei ci vive con un cane in casa. Sì, cioè, capisco cosa sta interpretando. Dici, devo andare lì, ma questa roba qui l'avete messa per non farmici andare, come se fosse una barriera per lui, in verità. Tra un secondo farà un disastro. Capisco cosa sta interpretando. E vabbè, perché ho avuto tanti cani, ne ho uno adesso che non è il mio, e nella mia vita ne ho avuti tre. Quantomeno capisco le difficoltà che ha, cioè ci vuole stare attento per qualche motivo, Sì, però ovviamente sbaglia. ma la cosa più divertente è il motivo per cui ci vuole stare attento, perché cioè, è come se lui dicesse, ma boh, è strana sta roba, è strana. Ecco, non capisco perché il gatto ci voglia stare attento, ma soprattutto come fa poi a sbattersene le palle di dove mette le zampe. Ma il gatto secondo me lo fa a prescindere, perché gli fa schifo, cioè non, se una cosa non gli piace lui non la tocca Cosa comunque. ne sa che non gli piacciono i pennarelli chiusi, Ma peraltro? perché lui non sa cosa sono e comunque non gli interessano. Ma i gatti vanno addosso alle persone per fare le fusa, avere No. contatto? Non è vero, non lo fanno per avere contatto. In realtà è un gesto per dire, è un gesto di possesso, vuol dire tu sei mio. Il gatto in quel momento sta dicendo tu sei roba mia. E i pennarelli non possono essere loro? Ma no, perché in quel momento non gli interessano. Lo fanno sulle sedie, lo fanno negli angoli perché stanno diciamo, marcano il territorio. Quando vedi che si strusciano su una cosa, non è per grattarsi, ma lo fanno per dire questo è il mio territorio. Non ho capito perché non vogliano come territorio dei pennarelli chiusi. Perché non gliene frega un cazzo, perché sono animali È perché è abbastanza una furbi. sedia. I E ma perché sei la sedia di casa, no? pennarelli non sono. Vabbè, Ma che... non ne No! usciamo. Leone è la più problematica, mi sembra di Mi sa di sì, capire. mi sa di sì. Thank you.
doc, perché la prima cosa che ha fatto è prendere in bocca quel pennare? Vabbè, perché questo può aiutarci, capito? Uno piccolino rosa. È vera la scritta che c'era sopra. Disco help. Agility. Sì, agility, ma questa deliberatamente ha voluto farli cadere. Sì, agility da Dio.